Welcome back to Pompadour TV. In the following segment, Joe Caputo will introduce Senatore Rocco Loretto and the lead singer of Vitera Rossa, a great group from the Puglia region. Ladies and gentlemen, let's welcome Senatore Rocco Loretto. Io ringrazio Joe Caputo per questa grande opportunità che ha voluto fornire a me, al mio istituto, ai ragazzi del mio istituto. È un'opportunità che noi stiamo cercando di cogliere nella maniera migliore possibile, prima di tutto selezionando quelli che, scegliendo quelli che ci sembrano i migliori chef della Puglia in questo momento, a cominciare da Mino Maggi che parlerà dopo di me. Io ritengo che questa esperienza risponda a determinati obiettivi. Prima di tutto quello di mantenere il contatto con la gente di Puglia, con gli italiani in genere che vivono in Australia, attraverso anche la riscoperta proprio in senso letterale, cioè la volontà di mantenere sempre viva il culto, la memoria e quindi il culto delle proprie radici e nello stesso tempo di voler conservare il proprio patrimonio culturale enogastronomico. Questo risponde sì ad altre esigenze di tipo economico, per esempio, perché coltivare la cultura dell'enogastronomia della propria regione significa anche promuovere direttamente e indirettamente i propri prodotti, i prodotti della filiera agroalimentare pugliese, ma significa anche voler rimanere saldamente ancorati a quella che è la nostra memoria storica. E questa è un'operazione che è economica, ma è soprattutto sentimentale, culturale, che noi abbiamo voluto rendere concreta in un progetto. Un progetto che è nato da un'idea di Joe Caputo che ce l'ha rappresentata nel mese di ottobre dell'anno scorso e che noi abbiamo trasformato in un progetto concreto che vedrà 8 ragazzi, poco più che 18enni, impegnati in 8 ristoranti italiani di Melbourne per 5 mesi in un'attività di tirocinio, in un'attività di stage, un'attività che consentirà a loro di crescere culturalmente e professionalmente, ma nello stesso tempo consentirà alla cucina pugliese, italiana, a Melbourne di ricevere apporti nuovi, apporti culturali nuovi, perché la cucina è tradizione, l'enogastronomia pugliese è soprattutto tradizione, ma è anche evoluzione. Chi potrà gustare nelle prossime serate i prodotti dell'intelligenza creativa, ma nello stesso tempo della professionalità scientifica, oserei dire, dei nostri chef, potrà considerare che quello che sto dicendo non sono parole al vento. Quindi c'è un'evoluzione anche nella tradizione, c'è un miglioramento continuo, una ricerca sempre di prodotti sempre più tipici, sempre più caratteristici, per cercare di salvaguardare quelli che sono i tratti identitari della nostra cultura regionale, ma nello stesso tempo di evolversi, di rispondere alle esigenze di un mercato che è sempre mutevole. Ecco, questo è il senso del nostro progetto. Per fare questo ce l'abbiamo messa tutta. Contiamo di impegnarci al massimo nelle prossime serate. Insieme con noi c'è un gruppo folk della Terra delle Gravine, di Mottola, un gruppo che sicuramente vi divertirà, vi coinvolgerà. Sono scanzonati loro, sono un pochino scapestrati, adesso mi stanno facendo le boccacce lì in fondo proprio perché sto parlando di loro e quindi loro subito entrano in gioco, vi divertiranno, sarà piacevole stare anche con loro, sarà piacevolissimo stare con i cuochi, con i ragazzi che vi serviranno e che produrranno quello che hanno imparato di enogastronomia pugliese. E tutto questo noi lo dobbiamo anche ad una regione Puglia. Vi porto i saluti di Nichi Vendola, il governatore, e dell'assessore regionale Elena Gentile, che ha proposto e ottenuto il finanziamento del progetto.
E adesso devo chiudere perché io parlo in italiano, qualcuno probabilmente non mi sta comprendendo e quindi vorrei togliere il disturbo il più rapidamente possibile, ma non posso farlo senza ringraziare prima il signor Console d'Italia che ci ha onorato della sua presenza, il direttore, il padrone di casa, il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana, il presidente della Camera di Commercio e quanti altri hanno collaborato per la buona riuscita di questa nostra conversazione, di questo nostro incontro. Grazie a tutti per la vostra presenza. It's my great pleasure now to introduce the group from our region called Terra Ross. To you, Dominic. Buonasera, I speak Italian, only Italian. Problema, is a problem? No. Ah, ok, ci capiamo? Ok, perfetto. Niente, siamo felicissimi, noi siamo i Terra Ross, suonatori e menestrelli della Bassa Murgia. La Murgia è una zona della provincia di Taranto e di Bari, della Puglia. Facciamo musica popolare pugliese e non solo, anche un po' del sud Italia, però in prevalenza pugliese, quindi ascolterete dopo tra un po' alcuni brani della canzone tipica pugliese, quella proprio in dialetto, alcuni di voi lo parlano in dialetto, mi auguro, quindi potrete capire quello che diremo, insomma. E siamo felicissimi di portare la nostra musica qui a Melbourne, in Australia, perché qui ce ne sono tanti di pugliesi e di italiani in generale e so che l'effetto della musica popolare all'estero è molto più forte rispetto a quello che succede in Italia da noi. E ci aspettiamo veramente tanto da questa esperienza, perché sicuramente raccoglieremo un sacco della vostra energia, cercheremo di darvela e cercheremo anche di raccoglierla. Sinceramente sono un po' emozionato, perché portare è una responsabilità, quella di portare la musica pugliese nel mondo, soprattutto qui in mezzo agli italiani e ai pugliesi, però speriamo di farlo nel migliore dei modi. Siamo felicissimi, insomma. Thank you very much. Yeah. Okay. Possiamo e noi suoniamo. Stay tuned. After the break, we will hear from Terra Rossa directly here from Melbourne.